Benvenuti, benvenuti, togliamo l'inno americano, togliamo l'inno americano, facciamo partire il video di insediamento, ce l'ha fatta contro tutto e tutti il suo partito, tutti, tutti proprio contro davvero ce l'ha fatta. Trump nuovo presidente degli Stati Uniti ed io ho mantenuto la mia promessa. Tutto ringrazio mia moglie Agnese per il grande aiuto. Un saluto ai miei figli Biagio e Gianna. Tranquilli, papà ritornerà come prima con la sua altra lunga chioma che aveva. Quindi, promessa mantenuta. Grazie per i tantissimi messaggi questa mattina. Mi sono collegato perché io, ieri, sono rimasto fino a luna quando, come alla Brexit, intorno a luna era arrivata la notizia del Sunderland che cambiava il verso delle votazioni. Ieri, Florida, intorno a quell'ora. Sono andato a letto e questa mattina mi sono svegliato, inondato di messaggi. Grazie, 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 grazie a tutti che aspettavate il parrucchino. Eccolo qua. Quindi, io ho mantenuto fede a quella che è stata la mia promessa. Lui, bisogna fargli i complimenti: ha vinto. È riuscito in un'impresa clamorosa, è riuscito a recuperare, soprattutto negli stati che erano fortemente in bilico. Adesso vedremo. C'è stata una prima reazione emotiva dei mercati, cosa che già avevo parlato, insomma, nei giorni. Scorsi, che adesso vedremo come, eh, che cos'è il suo piano, il, il team, il piano che andrà a presentare che potrà anche piacere ai mercati. Fatto sta che strano, eh, la storia ha voluto che mamma mia, non si può vedere questa parrucca. La storia ha voluto che la vittoria di Trump avvenisse il giorno in cui si ricorda praticamente la caduta del muro di Berlino, quindi un muro che cade vince uno che promette di farne nuovi a partire dal Messico quindi niente oggi niente grafici inutile insomma reazione emotiva vendite di dollari poi c'è una certa ripresa lasciamo lo spazio ai grafici ai prossimi giorni un pensiero però ad una persona questa qui ve la faccio vedere cara Yellen presidente della Federal Reserve ora che farà? Avrei pagato qualsiasi cosa per vedere la sua espressione, il suo viso, la faccia quando è stata annunciata praticamente la vittoria di Trump. Clinton, sapete che fine ha fatto la Clinton? Non si hanno notizie, non è apparsa ancora in pubblico. Pare che stia aspettando di avere gli ultimi conteggi, dove magari si può presentare da vincitrice del voto popolare, perché sapete in America c'è una distinzione tra voto del popolo e quello dei grandi elettori. E quindi per il momento non si ha nulla, non si sa dove sia, e per il momento non è apparsa in pubblico. Togliamo saluti alla Yellen, vediamo ancora lui il grande vincitore di queste, di queste elezioni americane. Eh, mi sto divertendo anche a leggere i commenti di tutti i leader capi di Stato che prima contro e adesso si stanno congratulando. Insomma, e quindi chissà. Il primo telegramma l'ha avuto da Putin, il suo caro amico Putin. Bene. Finisce qui, finalmente mi posso liberare di questo parrucchino. Complimenti a Trump, un saluto a tutti voi, grazie, grazie, grazie per i tantissimi messaggi che mi avete inviato. Domani si ritorna con la videoanalisi Forex, quella giusta senza parrucchino. Grazie e arrivederci.